lavoriamo su Sabri, Sabri, Casalvelino, Palinuro, Agropoli, Rocca d'Aspide. In più abbiamo tutta una serie di tamponi che eseguiamo nella sede centrale di Vallo. Ogni giorno attualmente eseguiamo non meno di 150 tamponi e diamo la risposta in giornata. Questo è importantissimo, questa cosa qui, perché solo così si riesce, tracciato la persona ammalata, di cercare di arginare la diffusione del virus. Perché se la risposta di un tampone vi arriva dopo una settimana, ovviamente di questo quasi non ne facciamo più niente, perché quella persona ammalata ha avuto altri 100 contatti e praticamente si arriva verso l'incapacità di poter controllare la diffusione. Parlava proprio di questi tempi più lunghi, insomma, da parte dell'ASL, che chiaramente fa un numero di tamponi maggiori, quindi le risposte sono più lente e questo finisce anche per poter influire sulle capacità di tracciamento. Dobbiamo sperare che la pandemia non accelera ulteriormente, perché in questa situazione si rischia la saturazione anche dei punti di diagnosi che sono i laboratori. Quei pochi casi che sono diventati via via più grandi, con le diffusioni, con i ritardi, eccetera, praticamente hanno comportato una diffusione proprio massiccia delle infezioni, che adesso è più difficile controllare. Certo. Perché una cosa è tracciare 10 casi in provincia di Salerno, una cosa è tracciarne 500 al giorno. Certo. Perché il lavoro che sta facendo l'altro è un lavoro enorme, solo che quando i casi diventano tanti, probabilmente quando diventeranno tanti, il tampone non ha più senso di farlo per un fine epidemiologico, nel senso che noi non facciamo più il tampone per arginare i malati, ma faremo soltanto il tampone per fare diagnosi differenziali. Cioè, che cosa succede? Che una persona ha la febbre, ha la tosse, allora si va a fare il tampone per vedere se c'è una bronchite specifica, oppure se c'è un'infezione tipo l'influenza, oppure c'è il Covid. Certo. Quindi arriveremo, quando i casi saranno tanti, che dal punto di vista epidemiologico avrà poco significato fare il tampone. Adesso ancora ce l'ha, ma quando le forze non ci saranno per tracciare tutti i positivi e i contatti, il tampone non serve più. Io vedo la politica un po' in difficoltà, è un'osservazione, per Sì. fare il lockdown, ed è normale. Però avete visto tutte queste proteste che ci sono state, che non volevano chiudere? Questo significa che aspettiamo i morti perché la politica possa avere la forza di imporre il lockdown.